Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi unboxing in collaborazione con il sito Cobiz. Vi mostro cosa ho scelto dal sito. Questo è il ricapitolo di tutti i prodotti scelti, sono esattamente 25 prodotti e questo è anche l'ultimo codice sconto. Ci tengo a precisare che ovviamente che ogni volta che vengo riconfermata per una collaborazione il codice sconto cambia, quindi è sempre valido l'ultimo codice sconto, quindi l'ultimo video inerente appunto a quella collaborazione. Per quanto riguarda Cobiz è 5MIGI3OFF per avere appunto il 3% di sconto. Vi lascio ovviamente questo codice sconto anche in descrizione insieme a tutti i link di tutti i prodottini che sono infiniti, quindi buona visione. Allora, inizio col mostrarvi gli stampi in silicone. Questi qui sono adatti per, siccome sono trasparenti, sono adatti sia per la resina UV ma anche per la resina epossidica e poliuretanica. Sono queste forme qui per realizzare appunto dei componenti adatti sia per dei bracciali, orecchini, ma anche dei pendenti, perché no? Ci sono diverse tipologie di forme, gli ovali, questo rettangolo, la foglia. Davvero molto carino questo stampo, ne ho presi due, ed eccoli qua, per realizzare appunto anche una coppia di orecchini. E quindi il primo video sarà sicuramente un video di resina in collaborazione con Cobiz. Poi ho preso questo cordino ed eccolo qua, questo è il codice in finta pelle scamosciata da 5 mm, questo è il codicino ed è questo cordino qui, colore blu notte, sempre se riesco a togliere sta patina, eccola qui ed eccolo qua. E questo lo pensavo appunto come cordino, come choker o anche per realizzare delle collane lunghe in pelle scamosciata, in finta pelle scamosciata, o anche per dei braccialetti, perché no? E quindi ho preso questa tonalità. Poi vi mostro il sacchetto delle meraviglie. È un sacchettello pieno zeppo pastelloso. Allora, prendo la prima cosa che mi capita a tiro e sono queste farfalline. Queste sono 100 pezzi, sono in acrilico, misura 13x17 mm. Ho preso tante ma tante cose in acrilico perché voglio realizzare gli strapfon. Mi sono scemunita, non so se neanche esiste questo termine, mi sono proprio rincretinita con questi strapfon. Li voglio assolutamente sia per quanto riguarda il cellulare attaccato alla cover o anche come collanina o anche come collanine, quelle lì per gli occhiali. E quindi ho preso un bel po' di perline in acrilico, tutte pastellosine, tutte pastellose, e quindi sto video mi sa che lo chiamerò pastellosi forever and ever. Queste farfalline sono troppo troppo carine, eccole qua, ecco è volata la farfalla. Questa è verde, sperando che si notino i colori perché ho la luce artificiale vicino a me. C'è fucsia, c'è lilla, c'è arancio, c'è bianca, ci sono un bel po' di colori. E quindi questo è il primo prodotto che andrà appunto per gli strapphone. Poi ho preso gli elefantini. Che fai, gli elefantini non li prendi che portano fortuna? Questi qui sono sempre in acrilico, sono misura 6x9 e sono 50 grammi di elefantini, che sono piccini piccini ma sono troppo carini. Sono piccini micro che messi vicino alle farfallotte quasi non si vedono che sono degli elefantini, sono troppo carini, sono delicatini. Poi ho preso anche le perle, queste qui sono in resina, sempre se mette a fuoco, sono da 8 mm e sono tutte con questa sorta di striature rainbow con il rosso, il giallo, il celeste, il verde. Eppure queste sono molto carine. Poi ho preso ovviamente le letterine, queste sono 200 pezzi, 2 mm, sono miste. E ci sono tutte le letterine e andrò a creare o Miss Giulia o Giulia, ma credo più Giulia. E poi sicuramente uno strapfon lo vorrà anche mia sorella, quindi anche Maddi. Poi ho preso anche le ovaline. Che fai, le ovaline non le prendi? Misura 11x8, sempre in acrilico, 100 pezzi e sono troppo carine pure queste. Ho detto che mi sono rincretinita.
troppo carine. Queste al limite vanno bene anche per inserire all'interno di quelle ovaline fatte in perline per dare appunto supporto. Quindi le pensavo anche per quell'uso lì. Poi ho preso anche le perline, sempre in acrilico, queste sono da 8 mm, sono 200 pezzi e sono tutte pastellosine anche queste. Sono dei colori stupendi. Poi ho preso anche le stelline. Insomma, ho preferito scegliere componente per componente e non prendere quei kit. Diciamo che con i kit avrei preso anche altre cosine, però c'erano alcune perline all'interno del kit che non mi convincevano affatto né come forma né come colore, e quindi ho preferito scegliermi componente per componente in modo da personalizzare a mille per mille il mio strapphone. Quindi sono fissata in questo. Sono da 10 mm, 50 grammi e sono tutte, anche queste, pastellosine con un foro gigante. Poi ho preso anche gli orsetti del cuore, orsettini. Questi qui sono 13x12 mm, sempre in acrilico, 100 pezzi e sono di diverse colorazioni anche questi. Un po' meno pastellosini, anche perché ci sono dei colori un po' più forti, tipo il rosso e questo verde. Al limite andrò a utilizzare solo questi qua gialli o rosa per rimanere appunto in palette. Poi ho preso queste perle da 4 mm in vetro, questo è il codicino, le ho prese queste qui, sono lilla, il filo è molto molto lungo, aspettate che vi mostro quanto è lungo questo filo, l'ho messo appunto a due. Queste le utilizzate ovviamente per un altro scopo, non per lo strapphone. Poi, ritornando per quanto riguarda gli strapphone, ho preso anche i fiocchetti del cuore, anche questi, tutto del cuore. Misura 15x20, sempre in acrilico, e sono carinucissimi anche questi. Ed eccoli qui. Poi ho preso queste perle stupende. Sono bellissime queste, sono da 10 mm e hanno i fenicotteri, amori della casa, guardate che carini i fenicotteri. Questo sembra che c'ha due teste e sono troppo carini con i fenicotteri. Poi ho preso queste perline in pasta polimerica che si chiamano Heishi, ve lo scrivo qui in sovraimpressione perché io ho una pronuncia pessima, e sono da 8 mm per 0,5, ed eccole qui, è la prima volta che le prendo queste perline. Vi dirò, l'impressione a prima vista mi piacciono, sono carine, sempre da utilizzare per gli strapphone. Le ho prese solo in questa bellissima colorazione rosa e credo che le andrò ad utilizzare volentieri. Poi, sempre per gli strapphone, ho preso anche due cuoricini. Questi sono perlati, sono misura 11x12 e sono appunto 50 grammi di cuoricini. Volevo sapere se qui c'è scritto uno stand. Pensavo che era specificato quanti anellini ci fossero sul filo. E questi sono appunto i cuoricini con il foro verticale. Poi ho preso anche i cuoricini grandi, perché ovviamente cuore piccolo e cuore grande. Questi sono da 15x17, sempre in acrilico, sono 50 pezzi, e questi invece hanno il foro orizzontale. Ve li metto, e sono anche opachi, non so se si nota la differenza. Amore, love per tutti. Cuori per tutti. Poi ho preso anche queste bellissime perlozze, sono davvero belle, sempre in acrilico, perlate. Queste sono da 14 mm, sono un bel po' grandi, ma sono spettacolari queste perle. Mi sono pentita di non averle prese anche in altre misure, che sono davvero belle. Queste me le immagino anche incastonate con la tecnica del peyote per il centrale di qualche componente. Sono davvero belle. Ecco, me ne perdo pure una. Sono molto molto belle. Quindi credo che queste le riprenderò sicuramente anche in altre misure perché sono troppo belle. Poi sono in acrilico, volendo,
in una creazione in tessitura, sono leggerissime e quindi sono perfette. Poi ho preso, mi sa, altri due prodottini. Sì, altri due prodotti per gli strapphone e sono appunto queste rose che mi sa che sono un po' troppo grandi per l'uso che ne voglio fare io. Sono misura 24x13, sono in resina e sono 20 pezzi. Sono davvero belle. Ed eccole qua. Molto molto belle. Hanno appunto il foro qui in basso e al limite se non li utilizzo per gli strapphone pensavo di utilizzarle per il bead embroidery. Sono davvero belle, come cabochon. Con una creazione appunto in bead embroidery e utilizzarla in questo modo perché appunto hanno la base liscia. E come vi dicevo prima, sono 20 pezzi. Sono bellissime quelle. E poi infine per gli strap-on ho preso anche i gancetti. Questo ovviamente va agganciato vicino alla cover del cellulare e poi c'è il filo elastico che passa in tutte queste perline, oppure anche il cavetto d'acciaio per creare più stabilità a tutto e ovviamente realizzare qualcosa di più consistente rispetto magari al filo elastico. Questi erano tutti i prodotti ovviamente per realizzare solo lo strapphone. Come dicevo prima, ho preferito selezionare forma e colori in modo da avere un risultato finale che mi soddisfacesse appieno. E non prendere quei kit già fatti e prefabbricati che non mi piacciono tanto. Poi vi mostro le ultime cosine che ho preso, un po' di Swarovski. Ho preso queste coppie di Rivoli Swarovski da 12 mm, questo è il codice di entrambi. Li ho presi sia Emerald e sia credo Acquamarina il colore, perdonatemi, ma adesso ho un tipo un vuoto mentale. Poi sotto nei commenti aiutatemi, correggetemi. E poi ho preso dei cabochon in conchiglia. Questi sono davvero belli. Questo è il codice 18x13. Sono due pezzi all'interno della confezione. Sono appunto degli ovali. Ecco, uno è volato. Eccoli qua. Questi mi son piaciuti davvero tanto. Già li ho controllati. Sono davvero belli. Fanno anche una bella, dei bei riflessi, una bella luce. E poi avevo preso anche questi micro cabochon sempre in conchiglia. Sono da 8 mm, questo è il codice. Di questi mi sono un attimo pentita perché non si possono definire cabochon, ma sono più delle scagliette molto molto sottili. E non credo neanche che posso incastonarli talmente che sono sottili perché non hanno spessore. Aspettate che li tolgo dalla busta. Eccoli qua. I colori vi dirò sono belli, però come dicevo prima sono non si possono incastonare perché sono ultra sottili e secondo me non si possono definire cabochon, ma appunto più delle scagliette, delle paillette sembrano più che cabochon. Vedete? Non so se si vede lo spessore. Però i colori sono molto belli, al limite li utilizzerò per il bead embroidery come decorazione, incollandoli e poi dopo realizzando un piccolo giro di Rocaille 15.0 per andarli a bloccare ulteriormente, perché incastonarli al peyote o altre tecniche non va perché sono troppo troppo sottili. Sono esattamente 10 pezzi, questi non ve li consiglio, cioè sono belli da una parte come i colori, come i riflessi e tutto, ma non si possono appunto incastonare, quindi non ve li consiglio quelli lì. Non sono dei cabochon, invece sul sito c'è scritto cabochon in conchiglia. Poi ho preso queste round da 4 mm in vetro, in questa colorazione stupenda. Un viola, sono appunto round da 4. E poi infine ho preso delle lune. Questo è il codice, sono delle lune in conchiglia, misura 12x11 mm. Queste sono belle, ma un po' troppo piccole, me le immaginavo un po' più grandi, però ovviamente la misura è quella, è appunto 12x11. Sono belline, vi dirò.
molto carine. Al limite devo vedere come posso utilizzarle. Ecco, me ne perdo pure una. Sono esattamente 5 lune. Sono molto carine. Sono due scure e tre chiare. Al limite realizzare un piccolo cappietto qui con le 15-0 per bloccare e appunto utilizzarle come piccoli pendenti. Oppure vedere se il trapanino riesco a forarle qui centrale in modo da inserire un piccolo chiodino. Al limite ne sacrifico una scura e vedo un po' se riesco a forarle. Oppure datemi qualche consiglio. Ecco, si è svegliata la puzzola grande. Niente ragazze, queste sono tutte le cosine che ho scelto dal sito di Gobiz. Un po' di cose pastellose. Vi lascio ovviamente tutti i link di tutti i prodotti in descrizione. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao, ciao a tutte!